Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andremo a fare delle buonissime colombine di Pasqua senza aver bisogno delle formine. Li faremo a mano, semplicissime. Allora, partiamo già con la nostra ricetta. Come già vedete qui ho inserito 750 grammi di farina 00. Adesso andremo a inserire 100 grammi di mandorle che io ho tritato a farina. Dopo andremo a inserire anche 120 g di burro o margarina a temperatura ambiente, ammorbidita, una spremuta di un'arancia più una buccia di un'arancia. Continuiamo ad inserire anche 330 grammi di zucchero semolato. 4 uova intere e per finire andremo a inserire una bustina di lievito vanigliato. Fatto questo, adesso andremo a impastare il tutto. Allora, una volta che abbiamo impastato tutto in coppa, come già vedete, sono passata sul tavoliere, ho aggiunto leggermente un po' di farina e adesso continuiamo un po' ad impastare ancora. Dopodiché facciamo riposare per un quarto d'ora l'impasto. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo fatto riposare l'impasto, come vedete, ho preso un po' di impasto. Adesso andiamo a formare un cordoncino e lo andiamo a tagliare a due. Ovviamente poi la forma delle colombine la decidete voi se farla più piccola o più grande. In questo caso vado a fare a metà il nostro cordoncino. Nel primo vado a formare una conca, nel secondo vado a formare le ali, quindi vado a piegarlo tipo un arco e lo vado a sovrapporre al primo cordoncino, così abbiamo formato la nostra colombina. Ecco qua. Poi, se avete uno stecchino, possiamo andare anche a schiacciare e formare la coda. Guardate. E adesso andiamo a sovrapporre su una teglia con carta da forno. Una volta che abbiamo formato le nostre colombine, adesso con lo zucchero a velo andiamo a cospargere su ogni colombina. Una volta zuccherati, adesso siamo pronti ad infornare. Siamo pronti ad infornare a 180 gradi, forno statico per 20 minuti. Ebbene ragazzi, le nostre colombine sono state cotte, guardate un po'. Le abbiamo sfornate, guardate che delizia. Che dire, più facile di così è. Beh, spero tanto che vi piacciate perché sono veramente ottime. Detto questo, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!